Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy, dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DAW, come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools, e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa, ad esempio, quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta i driver delle periferiche o Studio One stesso, o a volte mancano proprio le basi di informatica che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, FireWire, Thunderbolt. Come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plugin e applicazioni craccate che, come abbiamo visto già in un altro video, tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plugin di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico, ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo 6 anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy, posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice, perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali, sia della DAW sia dei plugin che vengono utilizzati, o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale, come su quello di altri utilizzatori di Studio One, anche se in inglese. Tante volte basta Google e una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi, spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese e delle parole utilizzate nel nostro campo specifico, perché spesso, anzi molto spesso, non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua, oltre ad essere tra le più parlate al mondo, anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MIDI Music per aver tradotto Studio One in italiano, quindi per averlo localizzato gratis, e spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione, quella del recording audio, che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic
di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche, ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e, nei casi spesso più gravi, assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza e dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Alcuni, che provengono magari da Cubase, si chiedono come è possibile avere o riavere la transport bar fluttuante. In Studio One questo non è possibile perché la transport bar è agganciata all'arrangiamento principale, ma non è strettamente necessario averla magari su più monitor, perché tutta la transport bar è mappata completamente con il tastierino numerico della tastiera, appunto, del nostro computer. Quindi possiamo tranquillamente navigare, andare in play, stop e record direttamente, senza dover mai accedere alla transport bar. Posso avere la possibilità di creare più bus contemporaneamente? All'interno del mixer, per creare un bus è necessario, appunto, cliccare con il tasto destro del mouse e fare aggiungi bus. Non è possibile aggiungerne più di uno contemporaneamente, almeno in questa release di Studio One. Ma nel caso dovessimo, appunto, ricreare un template, sarà semplicissimo reimportarli nuovamente tutti insieme contemporaneamente dal sistema Import Song Data e quindi importare tutti i bus direttamente nel mixer senza doverli creare uno ad uno. Come faccio a creare una esplosione delle diverse pitch all'interno di un MIDI file di batteria? E posso poi riportare tutti questi pitch separati in un unico file intero? Certamente è In Studio One questa è un'operazione estremamente semplice. A volte, infatti, il MIDI file di batteria contiene tutte le parti contemporaneamente, quindi kick, snare, hi-hat, eccetera, eccetera. Per esploderle, quindi per dividerle su diverse tracce MIDI, dovremo selezionare la traccia MIDI con il pulsante destro del mouse, andare sotto Instrument Parts e schiacciare su Explode Pitches to Tracks, o esplodi le altezze per le tracce. In questo modo vengono create tracce separate per ogni pitch all'interno della traccia di batteria MIDI. Per riunirle tutte insieme contemporaneamente, io le sovrappongo, quindi le metto una sull'altra, e faccio Merge Events. In questo modo la batteria torna ad essere come era prima. Potrebbe accadere magari che in un momento in cui mettiamo in solo una traccia non riusciamo ad avvertirla o a sentirla dal master out. Questo può accadere perché abbiamo o inavvertitamente o puntato su un altro progetto l'opzione che riguarda il listen bus. Quindi attenzione sotto le preferenze a non aver selezionato solo through listen bus, perché altrimenti il solo verrà ascoltato soltanto dalle periferiche collegate al listen bus. Per rimetterlo a posto basta toglierlo e quando andremo in solo, come vedremo, esce direttamente sul master. Come faccio a renderizzare Melodyne senza includere i plugin che sono in insert? Facciamo un esempio, selezioniamolo e facciamo Edit con Melodyne. Melodyne viene aperto in contemporanea nella sezione Event FX che vediamo qui al lato, e quindi per stamparlo senza coinvolgere i plugin in insert dovremmo schiacciare Render qui nel Event FX. In questo modo Melodyne verrà scritto all'interno del file e potrà comunque poi essere recuperato qualora volessimo fare delle ulteriori modifiche successivamente. Come vediamo, poi per riportarlo nello stato di edit faremo Restore. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso, di seguire anche le nuove rubriche di Audio Basic che sto pubblicando in questi mesi, e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico
mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime, Artist e Pro. Fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso, oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!